Sei proprio decisa, zia? Sì. Ma pensa anche a papà in questo momento, proprio adesso che ha più bisogno. Ma ormai ho deciso. Non voglio vivere un giorno di più in questa maledetta città. Ho già parlato con la zia Rita, è molto felice che io vada da lei. Ma sai, ora è vecchia, ha bisogno di qualcuno che l'assista. E poi a Terni mi sono sempre trovata bene. Conosco tanta gente, gente che mi vuol bene. Ma anche noi ti vogliamo bene. Sì, lo so. Ma io non posso più vivere qui. Ormai sei grande, no? Dovresti capirlo. Non insistere. Io scendo ad aprire il negozio, non posso accompagnarti alla stazione. Ma non ti preoccupare. Mi accompagna Stefano. Oppure posso prendere un taxi. Ma che dici, zia? Ti accompagno io. Hai sentito? Hanno fermato Pino Lauri. E chi è? Un elettrotecnico che lavora al cantiere navale. Ma chi? Il marsigliese? Sì, proprio lui. Io spero soltanto che tu possa tornare presto. Forse. Allora. Io non so niente. Come glielo devo dire? Niente di niente. Guarda, Laura, che la mia pazienza ha un limite. Forse tu non hai capito bene. Ti si accusa di omicidio, lo capisci, sì o no? Ma chi mi accusa? Io non ho ucciso nessuno, lo giuro. E allora sai chi è stato. Ti conviene dirlo. Se continui a negare, c'è pericolo che ti becchi 30 anni di galera. Va bene che sei giovane, dunque, vediamo un po', usciresti a 52 anni. Io non ho fatto niente! Queste lettere le hai scritte tu, non è vero? C'è la tua firma. Sì. Dunque eri un assiduo frequentatore della Pineta. Questo che c'entra? Sei tu che devi dire se c'entra o no. Viviamo in un mondo pieno di marciume e di cattiva gente. E poi continua, signore, aiutaci. Sei tu che hai scritto questo. È vero. Il mondo è tutto cattivo. Tu solo sei buono, tutti gli altri invece. E poi, quella roba l'ho scritta tanto tempo fa. Perché hai ucciso Massimo Redani? Io non l'ho ucciso, lo giuro. Chi è stato allora? Bustelli? Forse. Io comunque non lo so. Io invece sono sicuro che tu sai molte cose. E ti sarà difficile ingannare i giudici che dovranno condannarti, perché tu non devi farti illusioni. Sarai condannato, te lo dico io. A meno che tu non mi dica tutto quello che sai. E non te ne pentiresti, perché io posso aiutarti. Cosa devo dire? Sono ore che mi sta tormentando. Devi dirmi tutto quello che sai. È tanto semplice. Oh, ma come faccio? Come faccio? Avanti, un po' di coraggio. Poi ti sentirai meglio, vedrai. Io lo so che tu non hai ucciso e voglio aiutarti. Però tu devi dirmi tutto quello che sai. Dove eri il pomeriggio che Massimo è sparito? Ero al cantiere. Ma io non volevo, giuro, non volevo. Era venuto uno a cercarmi al cantiere.
schiena. Io non volevo andarci, lo giuro. Dove? A Marina di Marinella. Mi dice... Massimo è morto. E tu devi seppellire il cadavere. Ha minacciato di farmi fare la stessa fine se non l'avessi ubbidito. E poi che hai fatto? Sono andato con lui alla marina. Dietro un cespuglio c'era il cadavere di Massimo svestito. E tu l'hai seppellito? Sì. E chi ha fatto la telefonata alla famiglia? Sempre lui. Chi era? Dimmi chi era. Era Almini, di! Era Almini? Sì. Buonasera, signora Almini. Buonasera. È in casa suo marito? Sì. Vuole avvertirlo? Deve venire con noi. Ma mio marito è a letto, con la febbre. Mi dispiace, signora, ma questi sono gli ordini. La Lega considera invece urgente e possibile la diminuzione del prezzo che già prima dell'ultimo aumento... Io vado a letto, non fare tardi, Sì, venisco e vengo. Nella cittadina di Antorena continuano le indagini per scoprire l'assassino o gli assassini del piccolo Massimo Redani, il ragazzo trovato morto a Marina di Marinella. Stamane correva insistentemente la voce di un'eventuale scarcerazione di Sara Veneziano, la proprietaria dell'albergo del Vais, che venne fermata qualche settimana fa come testimone redicente sulla cui abitazione. Pronto? Devi dire al tuo figlio di stare attenta come parla. Chi parla? Il tuo ragazzo ha la lingua troppo lunga. Deve stare in guardia, altrimenti gliela faremo pagare. Hai capito? Chi era? Non lo so. Qualcuno che vuole minacciare Alberto. Ma chi può essere? Come faccio a dirlo? È già la terza volta che chiamano. Però stavolta la voce mi è sembrata diversa. Lo dirai al commissario? Perché? A che serve? Buonasera. Mi dispiace, ma suo figlio Alfredo deve venire con noi. Via avanti. Buongiorno, Marchese. Buongiorno. Prego, prego, si accomodi. Mi dispiace averla dovuta incomodare di nuovo. Ma lei fa il suo dovere, non si deve scusare, dottore. Ci sbrigheremo in pochi minuti, vedrà. Immagino che si tratti ancora del caso Redani. Esatto. L'altra volta fu un interrogatorio snervante, durò 3 ore. Al termine firmai un verbale che ora si trova agli atti. Lei conferma quel verbale? Confermo. Non credo di avere altro da aggiungere. Non conosceva nessuno dei ragazzi coinvolti in questa faccenda? No, dottore, nessuno, sulla mia parola. Neanche Luciano Almini? L'ho conosciuto da ragazzo. Ero buon amico di suo padre, ma da allora non l'ho più rivisto. La ragione per la quale l'ho fatta venire qui è che uno dei ragazzi ha fatto il suo nome. A proposito di che? E chi sarebbe costui? Ora lo vedrà. Buongiorno. Conosci il signore qui presente? Sì. È il marchese De Bonci. C'era anche lui? Ma io non conosco quest'uomo. È lui. Sì, è lui. Ma lui chi? C'era anche lui quel giorno, in quell'appartamento. Ma non hai detto che era una villa? Io non lo so.
Mi ci hanno portato in macchina. Ma mi ricordo bene il marchese. C'era anche lui quel giorno, in quella casa. Guardami bene in faccia. Sì, è lui. Era in una stanza con me. E com'ero vestito? Di azzurro. Dottore, mandi subito a vedere in casa mia. Io non ho né un vestito azzurro, né uno celeste, né uno blu. Ma no, no, non è il caso. No, no, la prego, insisto. Conducetelo via. Ma è lui! Ma è lui! Io dico la verità! Fatemi una di quelle punture per farmi parlare! Ho detto la verità! È lui, lo giuro, è lui! È lui! Marchese, prego. Grazie. Non capisco perché si comporti così. Non credo di averlo mai conosciuto. Ma perché si ostinano ad accusare persone che non c'entrano? Anche Almini, secondo lei, non c'entra? Ah, ne sono certo. Vede, dottore, io parto da un dato di fatto concreto. Mi accusano ed io so di essere innocente. Trovo molte analogie tra la mia posizione e quella dell'Almini. Capisco. Darà querela? Certo che lo farò. Ma ormai il guaio grosso questo ragazzo lo ha fatto. Casi come questi nascono difficili, crescono difficili e muoiono difficili. Nemmeno la perizia necroscopica è riuscita a chiarire i termini precisi della morte del ragazzo. Questo non è esatto. La perizia parla di morte dovuta a ripetuti traumi cranici, con componenti asfittiche causate da soffocamento. Non c'è niente di definitivo, la perizia lascia la porta aperta alle più diverse soluzioni. E non c'è traccia di stupefacente. Innanzitutto bisogna sapere che tipo di droga è stato somministrato. E poi procedere agli esami. D'accordo. Ma di sostanze tossiche a base di droghe ne esistono oltre 20.000. Inoltre il processo di putrefazione a cui sono sottoposti i tessuti produce una certa quantità di droghe, per cui gli accertamenti diventano sempre più complessi. Ma questo non esclude l'ipotesi del festino. Io insisto nella versione del delitto per scopo sessuale. E bisogna ricercare il bandolo nel mondo abbastanza florido in questa città degli omosessuali. Ma che diavolo vai dicendo? Se abbiamo visitato decine di appartamenti senza risultato. E inoltre ogni volta i ragazzi cambiano versione. Perché? Te lo sei mai chiesto? Non sempre hanno mentito. Secondo me sempre. Hanno confessato il delitto, perché dovrebbero mentire? Perché hanno paura. Per questo tirano in ballo nomi di adulti. Cercano di coinvolgere persone che non c'entrano in questa storia. È il loro modo di difesa. Ma come tirano fuori questi nomi? Leggendo i giornali. Alberto Bussi, per esempio, potrebbe aver letto sul giornale il nome di Almini e così l'ha ripetuto al giudice. Non dimenticate che per ora si parla di omicidio preterintenzionale, se la caverebbero con poco. Allora mentirebbero per coprire un delitto più grave di quello che invece hanno confessato. Io la vedo così. Come tutti i delinquenti minori sono di una perfidia d'animo eccezionale. E questo ce lo insegna tutta la storia della delinquenza minorile. Vuole dire che hanno agito con premeditazione? Certo. Ma quali prove ci sono per sostenere questa tesi? Finora nessuna. Ma perché non dovremmo seguire questa via, che non è più assurda di tante altre che abbiamo intrapreso in questo maledetto caso? Secondo me, i tre ragazzi decidono di rapire Massimo per farsi dare dal padre 75 milioni. La somma dovrebbe far riflettere. Un adulto avrebbe chiesto 20, 30, 100 milioni, una cifra tonda. Loro invece ne chiedono 75. Cioè 25 per uno. Uno di loro fa la telefonata, è la telefonata di un ragazzo in quanto non è minacciosa. Dice, Massimo resta a cena con noi. Ed è tipico di un ragazzo pensare che i genitori si preoccupino se non è a casa per l'ora di cena. Poi però uccidono con premeditazione Massimo e lo seppelliscono. E dopo, visto il clamore fatto attorno al caso, pensano di non poter più pretendere i soldi del riscatto. Allora, cosa consiglia di fare? Giuro che non lo so. Quando una macchina della polizia si ferma davanti a una casa, chiunque ci abiti dentro, domani sarà bollato. È la sorte della gente di provincia, che ci possiamo fare? Voi della stampa siete sempre gli ultimi a sapere le cose, Sandro. Colpa della polizia e della magistratura. Ma no, loro ne sanno meno di voi. E allora chi è che ne sa queste cose? Tu?
La gente, Sandro, tutta la gente. Per esempio, nessuno di voi ha scritto che nell'ottobre scorso questa banda di piccoli delinquenti ha affittato un locale, sì, un posto. Facevano delle feste da ballo, dicono, la domenica. Secondo me, gli scopi potevano essere ben altri. Quali? Tante cose potevano succedere là dentro. Per esempio, ho saputo anche che ogni ragazzo possedeva una sua chiave personale. Ecco, guarda qua cosa scrivono. Siamo tutti responsabili, la triste vicenda che si sta svolgendo nella nostra città è un atto d'accusa verso di noi e verso la nostra società. Ecco, non ci mancava che questo. E adesso va a finire che la colpa di tutto questo casino è pure mia. Ricetta falsificata. Cosa vuol dire? Sì, ma porta la firma del dottor Lorenzi. Ma solo la firma è autentica, non se n'è accorto. Si vede lontano un miglio che è stata adoperata la scolorina. E non occorre un perito per capire che la calligrafia è diversa. E poi il prodotto non è nemmeno uno dei più pericolosi. Ma se è preso a forti dosi? Tutti i farmaci presi in forti dosi possono essere letali. Qualcuno si sarà servito di una ricetta del dottor Lorenzi. Mi creda, il dottor Lorenzi non è tipo di fare ricette di favore. Sì, ma io volevo solo sapere da lei se conosce la vita privata del dottor... A parte che non mi interessa la vita privata dei miei collaboratori, il fatto che li abbia scelti vuol dire che avevo la massima fiducia. Per quanto riguarda il dottor Lorenzi, posso solo dire che è un clinico illustre ed è il miglior pediatra che abbia mai avuto. Però da una lettera... Anonima, ispettore, anonima. Ne circolano troppe di lettere anonime di questi tempi. Sa cosa dice la gente in giro? Che stanno per entrare in scena nomi che faranno tremare tutta la città. E fra questi nomi ci sarebbe anche il mio. Non mi meraviglierebbe se fra un po' di tempo ci fosse anche il suo. Ma professore... O si tratta di pettegolezzi, di chiacchiere di paese. E allora è preciso compito delle autorità confutarle. O queste voci hanno fondamento e allora bisogna avere il coraggio di fare nomi e cognomi, perché non si può continuare ad andare avanti così, con le notizie date a mezza voce. Non si può continuare su una strada che porta inevitabilmente al linciaggio morale e non solo morale di certe persone e di un'intera città. Ha finito, professore? Sì, ho finito. La ringrazio di essere venuto. Non voglio rubarle altro tempo. Può tornare dai suoi pazienti. Buongiorno. Salve! Ciao, ma dove sei stata? Adesso ti spiegherò! Sali! Devo togliermi gli stivali? No, non c'è bisogno, non vedi che disordine? Ti faccio posto, eh? Sono stata a Napoli! Sì, lo so, ma che sei stata a fare? Lo sapevi che uno dei ragazzi più giovani, Alberto, era stato condotto l'anno scorso in una clinica di Napoli per malati di mente? No, come l'ha saputo? Guarda! Cos'è? Tramite un mio amico medico sono potuta venire in possesso di una copia di quel rapporto. Ho capito. E questa sarebbe la relazione conclusiva. Ti faccio un caffè. Ecco, senti, Presenza di problemi sessuali in un soggetto di buona intelligenza. Ecco, questo è interessante. Il rapporto con la realtà non pare disturbato, anche se sembra eccessiva l'adesione agli stereotipi culturali e del gruppo. Ma questo vale per tutti i ragazzi. Aspetta. Problematica sessuale normale, data l'età del soggetto. Senso di colpa nei confronti dei genitori, senso di inferiorità rispetto ai coetanei. E poi ascolta bene, Gli atti antisociali sembrerebbero da ciò interpretabili in funzione della necessità di assumere una posizione nel gruppo. E più sotto dice, è sconsigliabile qualsiasi rigida azione repressiva, bensì un atteggiamento pedagogico di sostegno, atto a ridurre l'insicurezza del soggetto. Ma dico, secondo te il giudice avrà letto questa relazione? E c'era bisogno di andare fino a Napoli. Ma non hai capito? No. Qui c'è materiale per scrivere almeno 10 articoli. Vieni, ti voglio far vedere un posto qui vicino. I quartieri popolari, malgrado tante deficienze, in definitiva sono ancora più sani. Infatti nessuno dei tre ragazzi è nato in un quartiere come questo.
Ecco, vedi qui, per esempio, d'estate le cose non vanno poi tanto male, ma d'inverno la situazione diventa tragica. Piovono gli sfratti, mancano le scuole, la luce viene tagliata per morosità. Un grosso problema è quello dell'inadempienza scolastica, è diventata una forma mentale, perché tutti si rendono conto che scuola media no, il loro destino è quello di fare la spiaggia. Cosa vuol dire fare la spiaggia? Significa andare a vendere pesce e noci di cocco fra gli ombrelloni, significa adattarsi a fare l'aiuto fotografo, il venditore di gelati o noccioline. Qualche volta arriva la possibilità di un impiego come commesso, come cameriere, ma inevitabilmente a ottobre ci si ritrova tutti senza lavorare. Ed ecco che nascono i colpi dei giovani. Come nascono questi clan? Vengono fuori per germinazione spontanea, fra vicini di casa e fra ragazzi che hanno lo stesso interesse. Pescare ranocchi, giocare al calcio, imitare Satanic. Ma soprattutto nascono intorno al motorino di uno di loro, o di tutto un gruppo. Da quale legge è regolato un clan dei giovanissimi? La più antica. Chi più picchia, più uomo è capo. Poi il ragazzo si identifica con il motorino. La potenza del suo motore è la sua stessa potenza. Truccarlo, farlo più forte, più rumoroso, è il suo punto d'onore. E anche qui chi riesce meglio è capo. Allora, secondo te, basterebbe proibire i motorini? Ma non è il motorino sotto processo. Possedere il motorino non è il reato. L'ambiente dove vivono questi giovani è il vero responsabile. I ragazzi ne sono le prime vittime. E allora finiscono in carcere, quando non muoiono. Come vedi, non c'era bisogno di andare a Napoli per sapere queste cose. Adesso sono tutti alla ricerca dei due ragazzi scappati di casa e sicuramente anche loro non c'entreranno in questa storia. Avvocato, ma come si spiega che il marchese, dopo il colloquio con il giudice, è stato subito rilasciato e Luciano invece è ancora in stato di fermo? Forse perché suo marito ha ammesso di conoscere uno dei giovani. Tra due giorni scadono i termini. Il giudice deve prendere una decisione, o scarcerarlo o emettere un mandato di arresto. Io sono assolutamente certa della sua innocenza. Mi meraviglia soltanto che siano state raccolte tutte le calunnie scagliate contro di lui. Io non ho mai dubitato un solo istante di mio marito. E forse è da questo che viene la mia forza. Sono state mosse a suo marito anche delle accuse che potrebbero addolorare profondamente una moglie. Io sono sicura che mio marito non conosceva Ragazzini, al massimo di vista Franco Bustelli. Io voglio solo che questo mistero sia risolto al più presto e che si arrivi ai veri colpevoli, che si puniscano i calunniatori e che tutti sappiano con sicurezza quale ingiustizia abbiamo subito. L'unica amarezza viene da mia figlia. Proprio in questi giorni ha chiesto del papà. Anche se non sa, io capisco che ha intuito che qualcosa di grave è successo. Mi scusi. Pronto? Ascolta bene, avvocato. Rinuncia alla difesa di quella carogna o noi ti facciamo saltare la casa. Scuoterà la taglia, signora Lupi. Quale taglia?
La taglia di 20 milioni che fu messa all'inizio per chi forniva indizi per la cattura dei colpevoli. Ah, quella. E chi se la ricorda più ormai? Luciano Almini ha tentato di uccidersi in carcere. Ha adoperato delle strisce fatte con un lenzuolo. L'hanno portato in ospedale poco fa. Ora è in sala di rianimazione. La moglie è arrivata poco dopo. Deve essere stata avvertita da qualche zelante giornalista. Difficile dirlo. Per il momento le condizioni sono stazionarie, non c'è pericolo imminente, ma il mio parere è che non c'è neanche la possibilità che possa tornare a vivere nel senso pieno della parola. Le lesioni cerebrali sono tali che le funzioni dei centri nervosi non potranno più tornare a normale. Ma ci sono stati dei casi in cui persone rimaste in coma per giorni e giorni sono poi completamente guarite, o quasi. Sì, sì, è vero, ma sono casi da letteratura medica. Comunque quella povera donna è attaccata a questa speranza. Avanti. Lei sapeva che Luciano Almini aveva già tentato il suicidio? Sì, lo sapevo. Lo sapevamo tutti. Mi domanda a questo punto perché non fu ricoverato in infermeria invece che in una cella di isolamento e perché non fu guardato a vista. Me lo domando anch'io. Eppure avevate la cartella clinica. Sapevate tutto della sua fragilità nervosa. Sapevate che aveva già tentato due volte il suicidio. Invece, due giorni dopo, dimesso dalla clinica, fu fermato per la prima volta. È doloroso, lo so, ma il nostro mestiere alle volte può apparire spietato. Il vostro mestiere non è neanche quello di dar credito a tre piccoli delinquenti che mescolano fatti avvenuti in tempi precedenti con quelli accaduti quel tragico pomeriggio. Vede, dottor Longo, con la fretta si finisce sempre per essere superficiali. Questa città non è una città corrotta, non più di altre. Sì, lo so. E i signori della stampa farebbero bene a scriverlo. Invece della favola assurda secondo la quale questa città vivrebbe di solo turismo per 3 mesi l'anno. Tutto questo è falso. Serve solo a far colore. Sa cosa pensavo poco fa? Che questa inchiesta è come il gioco dell'oca. Ogni tanto ci si ferma o si torna indietro. E poi si ricomincia da capo. Thank you.
Pronto? Venite subito alla pensione Edelweiss. Ci sono tre uomini con un ragazzo. Venite a prenderlo. Pronto? Chi parla? Pronto? No, è inutile. Non posso dire di riconoscere la voce della signora. E allora? Chi è? Conosco affatto costui. Sei proprio sicuro? È lei? Pronto? Sì, è qui. Dottore, vogliono lei. Pronto, chi è? Sì, sono io, mi dica. Bene, grazie. Pochi minuti fa Almini è morto. Commissario, che ne dice della morte di Almini? Non ho niente da dire. È stata avvisata la moglie? Perché? Non ci avete già pensato voi? È vero che lei ha un asso nella manica? Solo Chibara tiene assi nella manica. Prego, signori, vi prego, vi prego. Buonasera, commissario. Sono Alfredo Bussi, il padre di Alberto. Sì, sì, mi ricordo, mi dica. Sono stato a Roma oggi, ho parlato con mio figlio. Dice che ha inventato un sacco di storie e che adesso vuole dire la verità. Se il giudice lo vuole ascoltare, dirà tutto quello che sa. Dice che ce l'hanno tirato dentro e non ne può più di restare chiuso nel riformatorio. Va bene, vedrò quello che si può fare. Dovrebbe dirlo al giudice. Cercherò di farlo. E adesso mi scusi, ma la devo lasciare. La ringrazio. Niente, niente. Sopra ci sono quei due ragazzi che erano scappati di casa. Dove li hanno trovati? Alla stazione di Ancona, questa notte. Sono stati avvertiti i genitori? Sì. La madre del più piccolo è già venuta. È di sopra che aspetta. Li avete interrogati? Sì. Ma sono completamente estranei al caso Redani. Sono scappati perché temevano di essere arrestati. Sa... qualche volta avevano frequentato la Pineta. Hanno avuto paura. Li ho interrogati io stesso. Sta diventando una vera epidemia. Come dice, dottore? Niente, niente. Lei è la madre? Sì. Ha già firmato il verbale? Sì, dottore. Allora non c'è altro. Può portare a casa suo figlio. Grazie, signor commissario. Tu vieni con me.
Vuoi sederti? Preferisco stare in piedi. Tu ti chiami Paolo? Paolo Zucchi. Quanti anni hai? 16, 16 e mezzo. Ti sembra bello quello che avete fatto? Vuoi fumare? No, non fumo. Ci ho provato una volta, ma non mi piace. Meglio così. Vai a scuola? Certo. E come vai? Bene o male? Né bene né male, così, come tutti. Vuoi proprio rimanere in piedi? Dunque. Siete scappati per paura. Paura di essere arrestati. Sì. Ma per essere arrestati bisogna aver commesso qualche reato. Non sempre, almeno in questa città. Tu e il tuo compagno frequentavate la Pineta? Sì, ma non certo per fare quelle cose di cui tutti parlano. Conosci qualcuno dei ragazzi coinvolti in questa faccenda? No, nessuno. Io faccio parte di un altro giro. Ha sentito il delinquente? Con le mie mani voglio ammazzare! Ma la smetta! La smetta, è impazzito! Si vergogni! Andate, andate! Non è successo niente, fuori! Che le ha preso? Sa che avrei potuto farla arrestare? Sì, lo so. Mi scusi, commissario. Se è abituato a trattare in questo modo suo figlio, non si dovrebbe meravigliare se poi tenta di scappare di casa. È per sua madre. Sono 3 giorni che è come morta. Non doveva farlo. È stata una ragazzata, tutto qui. E adesso aspetti fuori. Prego di scusarmi, commissario. Non so cosa mi abbia preso. Va bene, va bene. Lo prendi. Asciugati. No, non è niente. Ci sono abituato. Avrà le sue ragioni, non credi? Vuoi bere un po' d'acqua? No, grazie. Che mestiere fa tuo padre? È impiegato al comune. Tenga, grazie, è passato. E con tua madre? Hai d'accordo? A periodi. Però almeno lei non mi picchia come se fossi un bambino. Lui ti picchia spesso? Spesso è dir poco. Sempre. Lo odio. A volte vorrei che morisse. Non devi dire così. Perché? Perché tuo padre. E che vuol dire? È stato sempre così? No, prima era diverso. Prima quando? Prima che morisse Marcella, mia sorella piccola. Va bene. Ora va da lui. Torna a casa. E cerca di non fare delle sciocchezze. Ormai sei un uomo. Ci proverò. Ciao. Sa, commissario,
Io credo di aver capito chi scrive tutte quelle lettere anonime. Come ti chiami? Costanza Aquilini. Quanti anni hai? 16. Ti mostri di più, lo sai? Può essere comodo per vedere qualche film vietato. Ne vedi molti? Dipende. Lo sai che quello che hai fatto è un reato molto grave? E con ciò? Dovrò denunciarti. Faccia un po' quello che crede. Non te ne importa? No. Perché l'hai fatto? Per vendicarmi. Vendicarti? Di cosa? Ho iniziato quando sono cominciate ad arrivare lettere anonime a mio padre, sul mio conto. Un sacco di sporche bugie. Questa è una città piena di gente perfida. E così mi sono vendicata. E da chi avevi le notizie? Un po' in giro, un po' le inventavo. Non ci vuole molto. Ti dispiace smettere di masticare quella roba? Perché? È fastidioso. A me piace. Conoscevi qualcuno dei ragazzi implicati nel caso Redani? Sì, quasi tutti. E che mi sai dire? Sono dei ragazzi in gamba. Così ti pare? Sì. Anche dopo quello che hanno fatto? Beh, deve essere successa una disgrazia. Dottore! Qua. È tua questa? Sì, è mia. Che sarebbe? È una tessera, non la vedi? Sì, ma che tessera? Un club, un circolo per ragazzi. Che significa Mapli? Credo un movimento contro i rossi. Un movimento di destra? Ma io di politica non mi sono mai interessata. E di che cosa ti interessi? Altre cose. Perché ti sei iscritta allora? Un giorno venne da me Franco Bustelli. Aveva delle tessere in tasca, come quella. Se ti iscrivi, mi disse, entri a far parte del gruppo. Facciamo delle feste. Si fanno un sacco di cose, gite, corse in motorino. Insomma, mi convinse. E così mi iscrissi. Qui d'inverno non si sa mai cosa fare. Era una novità. E poi ci facevano già parte altri miei amici. C'era anche il marsigliese con voi? Credo di sì. Ma noi non lo vedevamo quasi mai. Più che altro lui se la intendeva con Bustelli. Erano sempre insieme. Si vedevano fuori dal gruppo. E nel vostro gruppo non sono mai stati fatti accenni alla seconda vita che conduceva Bustelli? Alle sue amicizie di Pineta, per intenderci? Come no? Un giorno ci portarono anche un mio amico, che poi mi disse tutto. Lui non fece niente. Lo mandarono solo a cambiare 50.000 lire. Ma avrebbe preferito non aver fatto neppure quello. Almeno così mi disse. Conoscevi Massimo Redani? Guardi, con quella storia lì io non c'entro proprio niente. Conoscevo Franco, è vero. Sono stata iscritta al movimento. Ma lo avevamo fatto per i motorini e per il ballo, mica per la politica. Eravamo quasi in 30 a portare quella tessera. Ma ciò non vuol dire niente. Chi si occupava di tutto era Bustelli. Poi, da quel giorno, abbandonammo tutto e la sede non c'è più. Dov'era quella sede? In via Seneca, al 18. Come vede, stanno sparendo tutti gli adulti dal panorama di questo caso. La verità non può essere ricercata che nel loro movimento. Bisogna costringerli a dire la verità. Fin troppe verità sono uscite dalle loro bocche. Ma sono venuti alla luce dei fatti nuovi. Secondo lei sarebbe un gruppo di piccoli colonnelli? Se non hanno fatto altro con le loro dichiarazioni che cercare di portarci lontano dalla sede del loro movimento. Non lavora forse troppo di fantasia? Può darsi, ma non abbiamo altra scelta. Se i ragazzi sono stati coinvolti in una disgrazia, la verità è stata detta. Se i due ragazzi non sono colpevoli, a questo punto non gli rimane che vuotare il sacco e dire tutto quello che sanno e indicarci i responsabili veri.
Se invece uno solo di loro ha ucciso, allora li vedremo gettarsi uno contro l'altro, nel tentativo di salvarsi. E anche in questo modo la verità verrà fuori. E allora che intende fare? Non io. È lei che deve agire. In che senso? Lei deve cambiare l'imputazione da omicidio preterintenzionale in omicidio volontario a scopo di estorsione. Cosa? Se prima Bustelli pensava di potersela cavare con una condanna mite, adesso la cosa cambia. I lunghi anni di carcere che lo aspettano lo faranno riflettere e forse parlare. Va bene. Cambierò l'imputazione. Omicidio volontario. Per abietti e futili motivi. Buonasera, commissario. Come stai? Lo vede. Hai parlato con il tuo avvocato? Sì, questa mattina. Ti ha detto della decisione del giudice? Sì. Che ne pensi? Che è una vigliaccata. Lo sai quanti anni devi fare dentro? Io non l'ho ucciso, giuro, non ho ucciso Massimo. Sarà difficile crederti da come si sono messe le cose. Ti conveniva dire la verità prima. Non dimenticare che i giudici ti renderanno responsabile anche della morte di Almini. Mi aiuterei, signor commissario. Io? E come posso aiutarti? Ormai è troppo tardi. Avresti dovuto pensarci prima. Ma io sono innocente, il giudice deve credermi. Il giudice è convinto del contrario, non vuole più parlare con te. No! No, voglio morire! No, sono innocente! Smettila! Non ho fatto niente! Avanti, non fare così! Alzati! Alzati, ti ho detto di voglio alzarti! Voglio morire! Smettila, smettila! Smettila! Allora? Mi ci faranno morire qua dentro. E io stupido che mi sono fidato. Una trappola. Una trappola mi hanno teso, altro che patto di sangue. Che patto? Tu sei minorenne, mi dicevano. Non ti possono fare molto, dirai che è stata una disgrazia. Prima si voleva far incolpare Alberto perché era più piccolo. Poi si decise che ero stato io ad ucciderlo, Massimo, con una spinta, alla Marinella. E invece Massimo è morto in via Seneca al 18, nella vostra sede. Sì, ma non fu io a colpirlo. Mi portarono alla sede e lì trovai Massimo che era morto. Era la sera del 6 dicembre, però lo seppellimmo alcuni giorni dopo. Mettemmo Massimo dentro un sacco a pelo e lo portammo alla marina di Marinella. Come ce lo portaste? Con una macchina. L'auto di Almini? No, Almini non c'entra. Lo abbiamo solo ricattato perché volevamo un po' di soldi per scappare all'estero.
Come lo ricattavate? Facendogli credere che avremmo detto che era un frequentatore della Pineta e che aveva avuto qualche incontro con uno dei ragazzi. Invece non era vero. No, mi dispiace di quello che ha fatto. Di chi era la macchina? Di Dario Flamini. Il figlio del costruttore? Sì, lui. Era suo anche il sacco a pelo. Lui era il capo, il fondatore del movimento. Che fine ha fatto il sacco a pelo? Lo prese Pino Lauri, il marsigliese, insieme ai documenti del movimento. Dario gli dette l'ordine di distruggere tutto. In quei verbali c'era scritto anche come si doveva rapire Massimo e perché. C'erano i nomi di 7 di noi che partecipammo a quella riunione. C'erano i nomi di chi approvò il progetto e di chi si rifiutò. Avevamo bisogno di armi. Avevamo dei progetti per degli attentati con il nostro gruppo. E dove avreste trovato le armi? Acquistandole di contrabbando. Avevamo discusso a lungo su come procurarci il denaro. Qualcuno propose di ricattare i frequentatori della Pineta, ma era poco redditizio. Allora Dario parlò di rapire Massimo. E così fu fatto. All'inizio cercarono di convincerlo a prestarsi anche lui al rapimento. Ma si rifiutò. E così fu picchiato. Chi lo colpì? Sempre Dario. Ma disse che non voleva ucciderlo. Quando arrivasti alla vostra sede, oltre Dario, chi c'era? Alberto Bussi, Pino Lauri e nessun altro. Poi, mentre Pino raccolse i documenti, Dario andò a fare la telefonata al padre di Massimo. Sei sicuro che Pino abbia distrutto tutto? Così disse. Ma può averli nascosti nel cantiere navale. Una volta mi fece vedere un posto che doveva servire per nascondere le armi. Dov'era? In una vecchia barca sempre in secco. Era sotto il pagliolato di prua. Mi pare si chiamasse Rita. Sì, Rita Seconda. È solo. Bene, lo faccio passare subito. È arrivato. Lo accompagna l'avvocato? No, è solo. Credo che non sospetti nulla. Meglio così. Vuole che vi lasci soli? Sì, forse è meglio. No, rimanga. Avanti. Dottore, è arrivato il ragionier Flamini. Che entri. Venga, venga, ragioniere. Buongiorno. Conosci il commissario Longo? No, piacere. Prego, si accomodi. Grazie. L'ho invitato a venire per chiarire alcuni lati oscuri su di una faccenda. Sono a sua disposizione, signor giudice. Si tratta di questo. Il commissario voleva sapere se lei ha smarrito un sacco a pelo. Un sacco a pelo? Sì. Perché sembra che il corpo del povero Massimo Redani fu in un primo momento nascosto dentro un sacco a pelo. Ma io non ho mai posseduto un sacco a pelo, signor giudice. Ne è sicuro? Sicurissimo. Strano. Perché ho qui una dichiarazione del commesso della Casa dello Sport che dice che lei acquistò un sacco a pelo nell'aprile dell'anno scorso. Anzi, ricorda che lei ha insistito perché lo voleva di colore verde e loro in quei giorni li avevano esauriti. Sì, ora mi ricordo, ma non l'ho più. Come sarebbe? Ecco, devo averlo perso dopo pochi giorni che l'avevo comperato. È per questo che non mi ricordavo, non me ne sono mai servito. Capisco. Forse gliel'hanno rubato. Sì, devono avermelo rubato. Lo tenevo in macchina. Lei è una macchina Spider, non è vero? L'avevo, ora non l'ho più. Ma perché tutte queste domande? Lo saprà a suo tempo. Lo sapeva che una macchina come la sua era stata vista a Marina di Marinella il giorno del delitto? Sì, ma era l'auto di Almini. Almini non c'entra.
Lei lo sa benissimo. Ma cosa dice? Cosa dovrei sapere io? Il corpo di Massimo fu portato a Marina di Marinella con la sua auto. Ma è falso, chi lo dice? Si calmi, ragioniere, rimanga seduto. Mi si accusa di cose assurde, poi chi è che mi accusa? Anche questo lo saprà a suo tempo. Dunque, lei nega che il cadavere sia stato portato a Marina con la sua auto? Decisamente, io non c'entro niente in tutta questa storia. E gli attentati? Gli attentati? Di quali attentati sta parlando? Sicuro, gli attentati che avreste dovuto fare con il vostro gruppo. Ma io non c'entro niente con gli attentati. Certo, per fare attentati ci vogliono armi. E per acquistare le armi ci vogliono un mucchio di soldi, non è così? Ma... chi ha avuto l'idea del sequestro del piccolo Redani? Lei tira ad indovinare, io non c'entro niente, lei lo sa benissimo. Non eravate in sette in quella famosa riunione? Cosa? La riunione! No. Dove si stabilì il sequestro del piccolo Massimo? 4 a favore, 3 contro. No, no, io sono innocente. Mi si vuole incastrare. E ripetono queste accuse davanti a me se hanno il coraggio. Ah, sono loro che hanno detto tutte quelle falsità, eh? È inutile, Dario. Sanno tutto. Sta zitto, tu. Cosa sanno? Quello che avete inventato voi. Ho capito. È una congiura contro di me, ma ve la farò pagare cara. Non ci fai più paura. La vedremo. Io non voglio pagare per gli altri. Stai zitto, tu, piccola spia velenosa. Silenzio tutti. Rispondi tu, Bussi. Confermi di aver veduto colpire Massimo Redani? Sì, io c'ero. Ho visto Dario colpire col taglio della mano la gola di Massimo. Non è vero, sta mentendo. No, dice la verità, l'ho visto anch'io. Poi è arrivato anche Franco. Chi fece la famosa telefonata? Lui, Dario, dopo che Massimo era morto. Non è vero. È lui che l'ha colpito ed è lui che ha fatto la telefonata. No, Dario, non riesci più a manovrarci come ti pare. Devi avere il coraggio di ammettere come stanno le cose. Ad ognuno la sua colpa. Schifosa carogna. Noi saremo schifose carogne, ma tu sei un vigliacco. Vigliacco a me? Ma io ti ammazzo, io vi ammazzo a tutti e tre, maledetti! Me lo pagherete cara, parola di Dario Flamini! Le prove! Ci vogliono le prove per accusarmi così! Gli elementi raccolti sono quello che sono, ma di più non si è riusciti a trovare. Tocca ora ai giudici dire se le prove raccolte sono sufficienti per esprimere un verdetto di condanna.